tu vuoi sapere di Cani Arrabbiati che come nasce? Mio padre era un fervente lettore, leggeva tutto, da tutti i russi, parlo di letteratura quella vera, a romanzi gialli, Urania, anzi Urania e gialli ce n'ho ancora talmente tanti per tutta casa che ogni tanto qualcuno lo frullo dalla finestra perché non li vuole più nessuno. Mio padre più che altro era del giallo Mondadori, quello per cui si chiama giallo ancora oggi, era innamorato delle appendici, i racconti brevi che c'erano ogni tanto. Infatti ne aveva segnati parecchi. Una volta lesse e mi arrivò a casa facendomi leggere questo racconto che si chiamava L'uomo e il bambino. Non mi chiedete l'autore, era un autore americano. E disse, questo voglio comprare. Prese i diritti di questo racconto. Il racconto, naturalmente era un racconto breve, di cinque pagine, però io ho fatto caso a una cosa, che i racconti brevi, mi è capitato anche con un altro film di mio padre, La Venere d'Il, da Mérimée, che è anche quello 12 pagine, quando un racconto è breve e sintetico, tu riesci a fare un bellissimo film. Facciate la uscir nella brughiera di mattina dove non si vede a un passo... Io durante la realizzazione di Cani Arrabbiati vivevo con mio nonno, quindi i ricordi che ho di Cani Arrabbiati sono i primi ricordi di bambino della realizzazione, del rapporto con gli attori, con Don Bachi, con Poli, con George Eastman, e mio padre era l'aiuto regista, quindi ricordo anche quello che loro dicevano, ricordo anche, come dire, la fatica, perché comunque lo giravano d'estate, caldo, dentro la macchina, c'era per loro fortuna un tratto di autostrada in costruzione, quindi comunque avevano, come dire, la garanzia che l'autostrada era chiusa, l'autostrada in cui giravano. Quindi ricordo quando, insomma, la giornata era la fine della lavorazione, si tornava a casa, insomma, li vedevo belli cotti. Insomma, vuol dire che comunque producevano molto, e sicuramente il fatto di girare un film quasi interamente all'interno, come dire, di un'automobile, insomma, voglio dire, è di per sé stesso parecchio impegnativo, proprio anche a livello di logistica, che comunque lavori sempre in movimento, ogni volta che devi cambiare qualcosa ti devi fermare, devi rispiegare e devi ripartire, insomma, è una bella fatica, a onor del vero. E ecco, così è nato questo racconto, è nata questa storia. Mio padre comprò questi diritti, poi, da quello che mi ricordo, la produzione fu quella di Loyola che doveva fare il film, però ogni tanto Loyola, poi sapemmo che era un grande produttore che fece anche grossi film e mise anche una massa di soldi a quei tempi nel cinema, però non se la passava molto bene, quindi cercava partner, e mi sembra mio padre aveva sempre un grandissimo mercato americano, i primi produttori americani che entrarono nell'operazione erano quelli che avevano fatto Gola Profonda, tra le altre cose che uno pensa Gola Profonda a dei produttori, insomma, un po' strani, invece erano quelli che uno potrebbe vedere, me li ricordo, un marito e una moglie di una certa età, io a quei tempi ero molto giovane, che tu li vedevi benissimo in una chiesa cattolica, capito? Però erano i produttori di Gola Profonda. Poi il film in qualche modo passò al Leone perché ebbe delle controversie, poi c'era una comproduzione tedesca, insomma, cominciamo questo film, sceneggiatura scritta anche da bei nomi, non mi ricordo quali, però c'era anche Sandro Parenzo, mio amico, se non sbaglio anche Clerici mise qualcosa, se non sbaglio. Questo film ha un pregio per me più che altro, che è un po' un film che nella filmografia di Mario Bava, mio padre, è un po'... una nicchia a parte. Ah, favolosa la sceneggiatura. Poi a quest'epoca nessuno pensava a questa violenza a mettere in film. Certo. E poi la storia era bella. Io ricordo molto, come dire, l'attenzione che nonno poneva a quello che era la violenza del quotidiano, nel senso che lui rimaneva sempre molto colpito quando sentiva notizie di rapimenti o proprio di violenza, cioè era proprio qualcosa che in realtà gli creava molto disagio,
Probabilmente gli è costato, come dire, un po' di pudore per come lui era, il fatto di arrivare a voler raccontare un film che avesse, come dire, dei presupposti realistici, che era abbastanza lontano da lui, però poco a poco vedevo come poneva veramente molta attenzione in quello che succedeva nella quotidianità della cronaca nera, e probabilmente a un certo punto è arrivato a dire: forse può essere anche interessante e utile manipolare quello che può essere la realtà e fare anche qualche cosa che per lui fosse nuovo, perché in realtà essendo un lettore così avido e anche comunque una persona che vedeva tantissimi film, cioè lui piaceva proprio andare al cinema, e evidentemente ha trovato un territorio in cui provava interesse per poter raccontare una storia che fosse in qualche maniera nelle sue corde. Allora, Mario Bava, la prima volta che l'ho visto per le 5, 6 bambole, non mi ricordo il titolo, le 5 bambole per la luna, fa parte del gruppo di professionisti italiani degli anni 60, che erano proprio dei professionisti molto precisi per non usare la pellicola quando non serviva. Allora facevano una presa o massimo due. Spesso dicevo a Mario: ne facciamo un altro perché mi sento... eri perfetta, dai un'altra. Con Bava abbiamo subito stretto un rapporto molto cordiale, lui era uno assolutamente alla mano e che insomma ci aiutava anche un po' in questa, con il suo battutario, in questo clima veramente rovente, perché era il mese di agosto di quell'estate del 73 e vi giuro che girare un film di quel tipo in un'auto, era un 1100A di tipo A, con i vetri chiusi e i faretti interni eccetera, in 5 persone come eravamo, è stata veramente una prova assolutamente dura. Oggi non so se resisterei, allora avevo 40 anni di meno probabilmente, ce la feci per questo motivo, ma è stato veramente una grande prova. Io ho fatto l'aiuto regista, primo aiuto, partecipai anche molto alla sceneggiatura, perché nonostante tanti sceneggiatori cambiamo anche sul set, perché era un film on the road e andava un po' adattato a quello che era il viaggio di allora, no? E il film fu cominciato addirittura con un attore americano, che quei tempi era un grandissimo, perché era Al Littieri, ho detto il padrino, ho detto tutto, insomma, no? Perché faceva una grossa parte, che venne a Roma, cominciò il film, ma aveva un problema, aveva dei problemi di salute, per cui dovemmo smettere di girare con lui. A quel punto mi ricordo che c'era anche Alfred De Leone, perché io non è che stavo a guardare al momento, a quei tempi guardavo il set, non guardavo i produttori o le altre cose, e decidemmo finalmente di prendere l'attore che mio padre, fin da quando aveva letto il racconto, aveva visto, sia Riccardo Cucciola. Perché la storia non è che vale solo perché era una storia cruda e girata e in tempo reale, ossia che il film dura quanto dura la storia veramente, ossia un'ora e mezza dura la storia, perché una rapina che va male, i banditi scappano con gli ostaggi, cambiano macchina prendendo un'altra macchina pulita e cercano di andare a arrivare a prendere la macchina loro, e lì finisce tutto il film. Non spiego adesso come, se qualcuno non l'ha ancora visto, insomma. Però il colpo finale è un colpo proprio geniale, un colpo geniale, che era quello della novella. E Riccardo Cucciola era quello che poteva impersonificare magnificamente, da grande attore come era, ma anche perché non era alto, era esile, era il padre di famiglia secondo gli standard, e poteva interpretare quello che non ti aspetti. Questo è un po' il finale. Senti un po', amico, cerca di cambiare tono, capito? Guarda che se non era lei che se ne andava via per i campi,
Noi altri non le facevamo niente. Hai capito? E poi guarda di smetterla di parlare così, stronzo! Va bene o no? Altrimenti io non ci penso due volte a fargli... Statemi a sentire, coppia di stronzi. Finitela una volta per tutte con questo casino, sono stato chiaro? E tu, provati ancora a toccare il bambino e giuro che ti sparo in quella testa a marcia. Allora, i cani arrabbiati era tremenda, perché io ero seduto accanto a... come si chiamava l'attore? Montecucciola? No. Montefiori? Cucciola. Scusa. E dietro c'erano Don Bacchi e Eastman e la ragazza che avevamo rapito. Allora, come succedeva in estate, c'era una pompetta d'acqua che si sprizzava prima del motore. E questi due disgraziati, per tutto il film, mi infilavano delle pompette d'acqua. No? Ed era un film molto difficile per me, perché abbiamo girato e in italiano e in inglese. Quello che io ho visto piangere il mio partner, come si chiama? Cucciola. Cucciola non parlava una brocca d'inglese. Allora che faceva? Si metteva dei fogli così ed era orribile. E diceva, ma io non posso recitare in inglese, sono italiano, non voglio recitare. Bava, con calma, sempre calmo, Mario Bava, sempre calmo. Ma non ti preoccupare, doppieremo tutto, stai tranquilla, vai avanti. E siamo andati così per un mese di sofferenza tremenda, perché a 5 in una macchina col caldo e quei due dietro che non si fermavano mai, per me era un calvario, perché sapevo che era un grande film. E Bava, ripeto, cercava di in qualche modo di sostenerci quando finivamo di girare la scena, così eccetera, che uscivamo, che peraltro per noi era un refrigerio, ma c'era 37-38 gradi fuori, ecco, quindi immaginarsi dentro cosa poteva essere. E mi ricordo che Bava aveva ideato una canzoncina che è un po' scurrile, insomma, è meglio che non la ripeta. Era sulle onde, sulle note della cavalcata delle Valchirie, esattamente ta 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 ta, attaccati al ca, attaccati al ca, e finiva con una risata, insomma, per tutti. Avrei dovuto fare il cinema, allora attacca ta ta ta, eccetera. Girammo il film con una concezione nata ossia, il film è tutto in macchina, in un'automobile, quindi abbiamo preso una station wagon e avevamo due station wagon uguali, una funzionante sulla strada per le scene che andavano fatte così e un'altra, la scocca, ossia levato le ruote e tutto, su un pianale che veniva trainato dal cinema, ossia, e che potevi fare quindi i carrelli anche intorno alla macchina, entrare dentro, uscire fuori, e perché il film era tutto in una, praticamente l'80% del film era nella macchina, quindi il set era quello, avevi le guardie della stradale che ti portavano in giro per le strade, noi seguivamo con il carrozzone con questo scocca sopra, dietro c'erano le macchine che servivano che si vedessero o niente, e andavamo per le strade di una Roma estiva, di una Roma, di un Lazio o anche autostrade, perché ci sono scene d'autostrade, e questo è il film. Con il resto del cast assolutamente bene, perché erano tutti ragazzi, diciamo, alla mano, sicuramente Maurice Poli anche, era un attore francese, è un attore francese che lavorava in Italia in quel periodo, e non stringemmo una grande amicizia, se vogliamo intenderla così, ma come compagni di lavoro sicuramente, insomma, andammo assolutamente d'accordo per tutta la durata della lavorazione. Non stringemmo amicizia perché lui credo che abbia comunque un carattere piuttosto chiuso,
non propenso quantomeno all'estroversione, eccetera. E io gli somiglio molto da quel punto di vista, per cui era, sarebbe stato difficile. Mentre invece con Luigi, con Montefiori, George Eastman, si stabilì un rapporto più amicale sicuramente, infatti poi abbiamo avuto modo anche di incontrarci in seguito, di frequentarci anche con le famiglie, perché poi noi abbiamo fatto anche un altro film, io e Luigi, in Turchia, Istanbul, con la regia Bruno Corbucci, che era un film intitolato A Forza di Sberle, insomma uno di questi un po' Bud Spencer e Terence Hill, insomma, ecco, dove io e lui facevamo appunto le veci dei due più famosi sicuramente. Il film fu girato in 4 settimane, attori, oltre a Riccardo Gulciovola, attori formidabili, che mi ricordo un Don Bachi, che aveva già fatto qualche cosa eccezionale, veramente eccezionale, che erano 4 banditi, 3 banditi anche, che fanno questa rapina. Uno era Don Bai, il capo era Maurice Poli, un attore francese che era già molto nella filmografia di mio padre, e poi c'era, adesso mi scappa il nome, Montefiori, che faceva 33, lo chiamavano gli amici, perché non solo perché era alto, lo chiamavano 33 perché così si diceva che misurasse il suo tributo maschile nel film. È un film molto crudo, dove ci stanno scene anche di una violenza molto tosta. Falla in piedi, brava, falla in piedi. Così, se stai attenta, non ti sporchi neanche. Bene. Ora togliti le mutande. Ti ho detto togliti le mutande! Col povero Riccardo Cucciolla c'è poco da dire. Io ho fatto un altro film con lui che era 7 fratelli cervi, dove lui era appunto il fratello maggiore e io uno degli altri fratelli appunto, e anche con lui si era stabilito un bel rapporto, non direi amicizia, perché sai, quando poi finisce la lavorazione di un film, ciascuno prende la sua strada. Io peraltro vivevo a Milano in quel periodo, lui ovviamente stava a Roma per il cinema, la televisione, e quindi però nel periodo in cui siamo stati insieme a girare i 7 fratelli cervi, noi lo chiamavamo Tredicino, il nostro Topino, perché era sempre molto, molto puntuale, sempre precisino, sempre buono, mai un motivo per innervosirsi, eccetera. Bravo Riccardo, l'abbiamo fatta, grazie a te. Dio mio, si sta svegliando, gliel'avevo detto, devo fare qualcosa. La prego, lasci almeno che gli dia un calmante. Ho bisogno di acqua. Ecco, guardi, c'è un autogrill. Mi faccia fermare, per favore. D'accordo, entriamo. Te lo sei meritato, insomma. Per me Cani Arrabbiati è uno dei suoi lavori più riusciti, nel senso che è un film che comunque è molto coerente e poi, come dire, da un punto di vista proprio strettamente così da spettatore, togliamo la parte tecnica, togliamo tutto il lavoro, il visivo, le cose, cioè mi sono proprio divertito nel vederlo, cioè un film che mi è piaciuto, peraltro mi ha anche abbastanza stupito, perché insomma io ricordavo qualcosa del film, però insomma essendo, avevo 6 anni all'epoca, quindi evidentemente non sapevo nulla, anche se andavo magari sul set a vedere, capivi delle cose, però il contesto era molto difficile poi da desumere tutto insieme. Il produttore era un... uno... ed è andato a prendere dei soldi in Egitto, dove aveva qualche cosa nel petrolio. Quando è arrivato in Egitto, ah, sei tornata? Bene,
e siamo rimasti tutti con bocca aperta. Né montaggio, né musica, né doppiaggio, niente. Siamo stati pagati per miracolo e poi niente, abbiamo saputo dopo che lui, questo produttore, megalomani, ma simpatici come tutti i megalomani, aveva venduto il film a Tizio, Caio, Cobbe, te. E quando è arrivato il momento di far uscire il film, dico, ah no, io devo essere pagato. Ah no, ma erano 5-6 persone a chi aveva venduto il film. E il film è stato bloccato per 25 anni. Quindi niente, abbiamo in maniera piuttosto goliardica portato avanti quasi la fine della lavorazione, perché poi per una serie di circostanze che non dipendevano certo da noi, ma da una produzione che era in cattive acque, la lavorazione si interruppe proprio a poche battute dalla fine. Io poi vi partecipai comunque, insomma, finii le scene, perché a quel punto mi sembrava un po' da carogna, insomma, dire no, se non mi pagate non giro, quindi finì di girare la parte mia, almeno sicuramente, ecco, che poi fu una finaccia, insomma. Il film lo finimmo, cominciamo a montare e era appena quasi finito il montaggio, a quel punto stavamo pensando quando girare i fegatelli, che sarebbero quelle scenette, quelle cose che ancora andavano messe, inserite, e che però mio padre diceva guardiamo prima il film montato così poi sappiamo meglio quello che devo fare. Arrivò la finanza, bloccarono in Moviola, misero i sigilli perché la produzione Loyola era fallita, e da quel momento passarono 20 anni prima che si potesse riprendere il film. Se il film fosse finito da Mario Bava con la musica, montaggio stretto, avrebbe fatto un botto tremendo, e per me, come praticamente protagonista, era una cosa fenomenale. Non c'era più nessuno, né una sala di montaggio, né una... niente. Nessuno non voleva più prendere responsabilità. In più è stato sequestrato. Non so da chi, da come, più parlato del film. Sì, ho sentito parlare dalla ragazza, Lea Landa, che indirettamente era coinvolto nel film da uno dei coproduttore, che era, dunque ogni tanto telefonavo a Lea, c'è notizie, ah no, se non si capisce più niente, sì e là, ho rincontrato il suo uomo e mi ha detto guarda, non mi parlare più di cinema, questo mascalzone che ha fatto sì e là, cioè gli ha mangiato i soldi e basta. Ecco, tutta l'affare è così. Poi un bel giorno ho saputo che è uscito dal sequestro. Dopo varie vicissitudini di questo film, che per 20 anni anch'io, quando avevo una produzione, ho cercato di comprarlo, ma il curatore fallimentare non mi garantiva la libertà dai creditori, quindi non l'ho mai comprato, e mi arrivarono a un certo punto dicendo che l'attrice del film, Lea Kruger, che tra le altre cose aveva comprato prima la parte tedesca, poi era riuscito a comprare il tutto, mi telefonò dicendo Lamberto, sto comprando questo film, dico magari così lo finiamo, perché io avevo
copione come l'avevamo girato, copione per il montaggio. Cipriani aveva fatto delle belle musiche e insomma il film era chiuso, finito, mancava il doppiaggio, mancavano queste scenette e così è rimasto. La Kruger mi disse se volevo metterlo a posto, io dici ma come, non è che ci tengo, è un film di mio padre, c'ho addirittura tutto per farlo, ci terrei a farlo come voleva lui. Non la sentì più, a un certo punto mi arrivò a casa una cassetta di un film che era quello lì, senza aver messo o con delle cose oscene, un doppiaggio osceno, un film che non stava in piedi perché mancavano delle cose, e mi arrabbiai pure. D'anni dopo mi disse Alfred Leone, che aveva comprato i diritti americani e di tutto, e mi disse Lamberto, Alfred Leone è un produttore americano che ha i diritti di tutti i film di Mario Bava, perché ha passato la sua vita a raccogliere i film di Mario Bava, e mi disse Lamberto, io voglio fare questo film, ho preso questo film, venite te e Roy è mio figlio, e mettetelo come pensate che va messo, come voleva Mario, mio padre. Alfred Leone è un personaggio molto particolare, io ho ricordi di bambino prima, e effettivamente quando poi 20 anni dopo me lo sono trovato davanti, prima cosa dico, ma sarà lui o l'hanno appena riesumato? E è un personaggio molto affezionato a Mario e anche molto grato di questa scoperta, di questo mondo del cinema avvenuta attraverso di lui, perché lui si occupava di altro, ma era un uomo di fiducia dei produttori americani che mandarono lui per fare una supervisione economica al film, un lavoro amministrativo, ma anche allo stesso tempo di sincerarsi che insomma che anche le atmosfere, come dire, delle riprese andasse tutto bene, se Mario aveva qualche problema di potergli essere vicino e di aiuto. Quindi in realtà si era creato veramente un bel rapporto tra di loro, anche se poi insomma nel corso del tempo non sempre la collaborazione era stata fortunata, vedi Lisa il diavolo, e anche se lì poi, voglio dire, avevano poi, come dire, litigato in quanto Mario non voleva riconoscere come suo il lavoro fatto da altri, che era effettivamente il secondo montaggio, dove lui peraltro non aveva neanche girato. E, però già, come dire, un paio d'anni dopo si erano, come dire, spiegati, riappacificati, poi non era certo persona che manteneva rancori nei confronti delle persone al massimo, era già difficile vederlo arrabbiato, quindi... Che è arrabbiato. E, quando è venuto a fare questo film è venuto veramente, cioè ci ha chiamato immediatamente a Lamberto e a me, in particolar modo Lamberto, perché ci teneva tantissimo che il film fosse più vicino possibile a quella che era l'idea di Mario, sapendo che nel frattempo era stato manipolato, toccato da altri, lui voleva assolutamente riportarlo a quello che era l'idea originale, per cui ha cercato di coinvolgere noi, ma anche di coinvolgere immediatamente tutte le persone che avevano partecipato al film e che potevano in qualche maniera ancora dirci qualche cosa. Noi ci siamo trovati con praticamente un montaggio provvisorio che aveva fatto Mario. Lamberto si ricordava, essendo l'aiuto regista, molto bene di tante scelte fatte, anche avendo seguito anche in prima persona anche il montaggio. In più avevamo la fortuna, e abbiamo tuttora, di avere il copione originale di Mario con tutti i suoi appunti. Quindi anche tutte le variazioni di dialogo che aveva voluto, dove magari poteva anche avere un dubbio che c'erano ancora delle scelte da prendere, e quindi anche quello sicuramente ha aiutato. In più si è voluto cercare di coinvolgere il più possibile persone che comunque avevano preso parte al film, chiaramente molti non erano più fra noi, però per dire la fotografia che l'ha fatta Lorenzo Battaglia, che all'epoca era l'assistente operatore del film, quindi comunque ricordava bene quello che si era fatto, poi si è rivisto il materiale, quindi poi siamo andati a rigirare in 35 con un stock di pellicola che comunque ricordasse le caratteristiche di quello che facevamo, con una serie di obiettivi che richiamasse il più possibile quella che era la qualità degli obiettivi usati nel film, quindi diciamo sotto quel punto di vista c'è stata una certa attenzione, e poi insomma tutti quanti ci tenevano anche, come dire, un po' come un omaggio a una persona con cui avevano avuto un rapporto professionale ma anche di amicizia.
Abbiamo comprato delle scene di repertorio di polizia, di macchine della polizia, partiamo fine anni 70. Abbiamo rigirato delle scenette piccole che mio padre e Leone ne parlavano perché fossero inserite per la versione americana, e abbiamo rifatto completamente i rumori, e il maestro ha rifatto parte anche delle musiche, abbiamo rifatto tutto il doppiaggio e la versione che vedete è questa. Allora, Lamberto, essendo l'aiuto regista, era anche la persona che aveva fatto il piano della lavorazione del film, quindi sapeva bene cosa effettivamente mancava e quanto mancava. Allora, il film è stato interrotto che mancavano 2 giorni di lavorazione sostanzialmente, quindi mancava veramente poco, mancava la madre al telefono dall'altra parte della linea con Cucciolla, mancava sempre il commissario che faceva un paio di telefonate alla madre e denuncia la scomparsa del figlio, e peraltro ecco, quella era una delle, cioè le 2 scene del commissario in realtà probabilmente nell'idea di Mario era ancora un qualcosa che probabilmente lui avrebbe deciso in post produzione, se effettivamente poi montarlo o non montarlo, perché c'era il dubbio se effettivamente questo rapporto col commissario in qualche maniera potesse un po' anticipare la sorpresa del finale, no? Che effettivamente il bambino non era suo figlio ma quello che è stato rapito, no? Quindi c'era molto il dubbio, quindi non so se effettivamente poi avrebbe montato, però noi ci siamo attenuti a quella che era l'ultima versione della sceneggiatura. Pronto? Sì, sono io, sono la signora Giannotto. Mio figlio, si tratta di mio figlio? Sì. No, gli attori che si sono prestati a far parte del cast postumo di questo film sono Fabrizia Sacchi e Stefano De Sando, che non solo sono degli amici, ma in particolare Fabrizia è una grande fan del lavoro di nonno, anche di papà, ma soprattutto di nonno, e ci teneva tantissimo, tant'è che non voleva essere remunerata, per cui quando è stata anche remunerata per lei è stata anche una sorpresa. E peraltro insomma, la affascinava molto il fatto di recitare per telefono con Cucciolla, che purtroppo non era già più fra noi. Se vuole rivedere suo figlio vivo, non metta in mezzo la polizia e segua attentamente quello che le dico. Entro 2 giorni dovrà procurare 3 miliardi in contanti. 3 miliardi in piccolo taglio, ha capito? 3 miliardi. Noi abbiamo girato, abbiamo cercato di mantenere l'atmosfera visiva chiaramente dell'epoca, quindi abbiamo cercato una casa per la casa della mamma del bambino, il ruolo di Fabrizio, che avesse ancora molto questo sapore 70s e, come dire, a Roma ce ne sono ancora tante di ville del genere. E per l'ufficio del commissariato di polizia in realtà l'abbiamo girato all'interno della Fono Roma, che è lo stabilimento di post produzione in cui abbiamo fatto questo film, e dove peraltro anche quasi tutti i film di nonno erano comunque il lavoro post produttivo della Fono Roma, perché è un luogo che ha mantenuto tantissimo questo look anni 70 incredibile, quindi in realtà per noi si trattava di portare solo alcuni piccoli elementi scenici, appunto il telefono dell'epoca, quella roba lì, però la scrivania, i muri, era tutto assolutamente coerente con quello che era il resto del film. Gli insert dell'inseguimento, qua non vorrei fornire informazioni sbagliate, però sicuramente sono state prese immagini, credo da ce l'abbia concesse la PAC, non mi ricordo quali erano i film, però c'erano 2 o 3 film polizietteschi o poliziotteschi, che dire, degli anni 70, dove c'erano svariati inserimenti, soprattutto, che ne so, quelli di Milano Spara, quella roba lì. E peraltro ricordo anche che i film erano divertenti, per cui in realtà io dovevo vedere le immagini e poi in realtà mi vedevo i film per scegliere, però poi alla fine abbiamo tirato fuori 5 o 6 inquadrature molto rapide di un secondo e mezzo, proprio della macchina che insegue. Peraltro abbiamo avuto fortuna che anche, come dire, il contesto in cui
si muoveva la macchina, era molto simile a quello che è poi la parte di inseguimento che effettivamente Mario aveva girato. E anche appunto queste due o tre inquadrature che ci sono sull'elicottero, cioè da terra vedere l'elicottero nella cabina, e anche quelle provengono dagli stessi film. Aver lavorato con Bava lo ricordo certamente con piacere, perché ripeto, lui era un tipo estroso, insomma, ecco, non aveva mai atteggiamento del regista, quello fra virgolette, diciamo, del regista che ti rimprovero, che ti vuole guidare in un certo modo, eccetera. Lasciava molto fare, anche perché aveva capito che noi eravamo entrati bene nel ruolo, insomma, nel personaggio, ciascuno di noi, e quindi lui non aveva mai niente da suggerire, perché in fondo poi il film non è molto dialogato, insomma, ecco, più che altro è roba di tensione, e quella o ce l'hai e la trasmetti, o se no hai voglia di dire le battute, insomma, ecco, difficile che venga fuori l'emozione. E io penso che in quel film si sia stati bravi tutti quanti, perché io poi mi sono sorpreso, perché veramente non avrei mai creduto di riuscire a trasmettere quella tensione che invece poi constato anch'io che è palpabile, insomma, è evidente. Quindi, insomma, per me è stata una bella scuola, e è uno dei film che girerei ancora, insomma, ecco, sicuramente. Fermo restando che di farcela, insomma, considerato come le condizioni in cui l'abbiamo girato allora. Io de veleità d'attore le ho avuto per due o tre film. Quello di Bava, l'ultimo, Cani arrabbiati.